lo sviluppo di un territorio e di una comunità passa attraverso l'impresa e passa attraverso la cultura. L'impresa, lo spirito imprenditoriale, dà lavoro innanzitutto e quindi dà benessere e dà quindi la possibilità alle famiglie di crescere da un punto di vista sociale e del proprio benessere anche di carattere materiale. La cultura però dà obiettivi, dà contenuto, dà significato alle vite e quindi a questo punto di vista è assolutamente importante e imprescindibile associare alla propria spinta imprenditoriale anche un rafforzamento degli aspetti culturali e artistici all'interno di un territorio. L'appoggio a Brescia Musei si inserisce in un ambito più generale, prima di tutto di engagement di tutte le organizzazioni del territorio, cosa che facciamo da tempi lontanissimi e che monitoriamo costantemente attraverso il nostro bilancio di sostenibilità. Più precisamente nel campo artistico e culturale mi preme ricordare FER, che è stata una mostra proprio sull'ambiente di lavoro siderurgico con all'interno un'opera teatrale dalle Sesso alle Do, le Do alle Des, che è stata sviluppata all'interno del VIB e di Ramet e di altre acciaierie bresciane, che è stata fatta qualche anno fa. E invece recentemente abbiamo deciso di allargare un po' la nostra prospettiva, dando un appoggio alla Rocca di Lonato. Siamo entrati nel club Amici della Rocca e addirittura in chiave più provinciale appoggiando le iniziative di Brescia Musei, che ha una progettualità molto forte per rilanciare la cultura a Brescia. Acciaio e arte sono strettamente connessi. Addirittura nei secoli passati il mestiere di fare l'acciaio si chiamava arte della ferrarezza. Oggi l'acciaio è alla base di una serie di opere artistiche, soprattutto di carattere architettonico, ma anche di carattere scultoreo o di valorizzazione di ambienti piuttosto che di spazi. Questa dove siamo oggi è un'area che evidentemente è stata fatta in questa direzione. In questo caso Feralpi, per il proprio 50esimo, ha collaborato con l'Accademia di Brera per fare un concorso fra gli studenti dell'Accademia di Brera e dare alle opere più meritorie la possibilità di essere realizzate e di essere installate qua da noi. I miei interessi artistici e culturali nascono soprattutto nell'ambiente scolastico. Io ho frequentato il liceo di Senzano, il liceo Bagatta, e ho trovato la scuola italiana, una scuola estremamente propositiva, estremamente costruttiva, diciamo che mi ha aiutato molto a sviluppare l'amore per l'arte, per la cultura, e questo me lo sono portato da allora, l'ho mantenuto. Diciamo che la scuola italiana è una scuola che dà una preparazione molto multidisciplinare. Da questo punto di vista è una scuola che a livello internazionale si distingue. Secondo me è importante che mantenga questo tipo di preparazione. Gli italiani da questo punto di vista sono fortunati e garantiscono anche a chi lavora una preparazione che può essere molto utile anche nell'ambiente di lavoro.